Che è il primo. Sì. Sai qual è la cosa figa che stavo pensando? Che adesso vedi, sai, settimana di Ferragosto, vedi tutti quelli di Torino, di Milano, che figo che è adesso Milano, che bella Torino quando non c'è nessuno. E poi io stavo pensando, venendo qua, ma alla fine a Montanaro, che sia Ferragosto, che sia settembre, è uguale, non c'è mai un c***o di nessuno. Ciao Lori. Ciao. Come state, raga? Tutto bene. E alla fine chi manca? Ale. Cosa dobbiamo farci? Non è cioè, lockdown... cose. Lui arriva tardi a prescindere. Così. Buonasera. Che occhio che hai? Do minore. Sì, do minore. Non so il perché, ma io penso a te. Sì, io lo faccio con cioè come la prima nota è però è uno slide. Cioè la batti sul do e la trascini sul re. No. Ok, esatto. Di base l'idea è questa, è quella di queste due persone che si pigliano bene uno dell'altra. Non si capisce bene se entrambi o solo uno dei due in realtà non può permettersi quella cosa lì, ma la vuole tantissimo. Ok. Si baciano una volta sgamo, però poi non si sa. Poi non si sa. E boh, è lì, è lui o lei che inizia poi a farsi i viaggi di tutta la storia. Riuscivi a farlo cantando? È difficilissimo. Vabbè, poi magari ci vuole un po', però. Sì, sì, no, esatto. Le parole sono come cielo, cerco di spargere lontano via da me, lontano da me, lontano via da me. Cerco di spargerle. Minchia, a me è venuta un'altra roba. Intanto lo scrivo. Sai che è bello dire cerco di spargerle, proprio. No. Cerco di spargerle lontano da me. Le tue parole sono in un posacenere. Cioè tipo che tu te... Cioè sai quando... Lori la capisci. Sì, però... sì, le varie pezzi di cenere che rimangono. No, ma proprio quando te la fumi svarionando. Le tue parole sono... In un posacenere. Le parole sono in un posacenere. Però sono un posacenere, ci potrebbe stare. Le tue parole sono in un posacenere. Ma un non fumatore la capisce? Ah no, scusami, vai. Se basta, spero un cellulare, non è neanche voglia di pensare. Ciao ragazzi, oggi è una giornata bellissima perché finalmente dopo mesi e mesi torniamo in sala prove. Lori l'altro giorno ci ha mandato qualche pezzo che aveva iniziato ad imbastire, non abbiamo perso tempo, ieri sera ci siamo visti a casa di Niki e abbiamo iniziato a... Ah, dimenticavo, prima di finire il panino iscrivetevi al canale e mettete un like al video. Cosa volete? Pizza, kebab, questo offre Marina di Milano. Secondo me possiamo anche andare andare, mangiare e tornare. Ok. Andiamo anche Sentiamo Henry! Comunque ragazzi, chiudi sta c***o di porta! Dicevamo raga, sono tornato, sono vivo, ci sono ancora, ho lavorato un po' ultimamente però... Eccomi qua, se ci avete scritto in tanti per sapere ma l'ora è entrato, è uscito dal gruppo, che c***o è successo, no? Sono ancora qua e beccatevi sto video. Bam! Andiamo a prendere il falafel. Kebabaro, pausa cena perché sono le 9 praticamente, io stavo svenendo.
Comunque siamo in sala oggi, ospiti dagli Zip, e stiamo provando il pezzo che abbiamo aggiustato ieri. Stiamo provando, la struttura funziona, abbiamo cambiato qualcosina, però è molto figo e ci sta piacendo. Abbiamo provato anche qualche coro e funzionano anche quelli, quindi che dire, niente, adesso ci mangiamo sto falafel e poi torniamo a provare rock and roll. Se potessi scappare via da qui, ti giuro, io lo farei. Se potessi scappare via da qui, ti giuro, io lo farei. Forse la sua. No, più che altro che magari se la vuole fare all'ottava alta, quella lì è tra le più alta. Cioè non la mia, ma no, la base, quella... diciamo. Quella di base, forse per l'ottava sopra è tanto alta. Se potessi, se potessi.